Finisce in parità tra Oratorio Cava Digi 2 e Cicognolese, ma a vincere soprattutto la Ceresarese, che gode del segno X e si prende la vetta vincendo in casa Esperi al 94esimo e andando a più 2 a 2 gare dalla fine. Cava molto attiva sin dalle prime battute, ma la Cicognolese regge. La traversa aiuta sul tentativo da fuori di Telesi. Risponde Resinelli, il cui tentativo sorvola di poco la porta. La Cava chiede un primo rigore su questa punizione per un tocco di mano che però non pare esserci, poi passa sull'azione successiva. Callasci protegge palla, forse partito in fuorigioco e forse con un fallo, e trova Daniele Rabaiotti che di testa mette dentro sul secondo palo. La gara, anche per la posta in palio altissima, diventa presto molto cattiva, poi la Cava sull'asse Raimondi Callasci sfiora il raddoppio, bravo Alquati. Si cambia campo e la chance clamorosa capita alla Cicognolese. Contrasto Spotti Rossini e per l'arbitro è rigore, ma Meanti tiene in piedi i suoi parando il tentativo di Spotti. Siamo alla mezz'ora. Di nuovo la Cicognolese, stavolta da fermo. Poi la gara si stabilizza e senza grosse chance, ma con un certo nervosismo, si va all'intervallo. La squadra di Braga preme con Romani, poi al 20esimo trova il pareggio. Palla persa in uscita, forse con un fallo. Un rimpallo libera Grazioli, che solo davanti al portiere non si fa sfuggire la chance. Pari in tutto, anche nelle proteste, Cava e Cicognolese a questo punto continuano a provarci. La caduta di Rossi desta forse qualche sospetto, dopodiché viene espulso Bernardi Pierini tra gli ospiti per presunto fallo di reazione e la gara sfugge di mano all'arbitro. Bella per un'ora, la partita perde ogni logica e si rischia di degenerare. Viene espulso anche Insinna e si torna in parità di uomini. Grazioli rischia il secondo giallo. Poi esce per Alfredo Poli, che regala un saluto prima di entrare. Mi raccomandi, dai, Ciuffo, c'è tutto, dai. Giusto così, anche per stemperare, proprio Poli, con Somensari grande vecchio, si fa per dire della Cicognolese, 37-41 primavere, complimenti. Entrambi cresciuti nella Casalese quando la scuola calcio si chiamava Futura, animano le ultime offensive, ma Rossi viene fermato. La punizione alta di Manfredi è l'ultimo squillo locale e del match, pari giusto e tutti scontenti perché la Ceresarese va e ora ha in mano il campionato.